Il Signore ti dia pace. Il passaggio del Vangelo secondo Marco di questa domenica undicesima del tempo ordinario ci presenta due parabole che illustrano la natura misteriosa e sorprendente del Regno di Dio. La prima parabola è quella del seme che cresce da solo, che ci insegna come il Regno di Dio si sviluppi secondo un ritmo e una logica che sfuggono alla nostra comprensione e controllo. La seconda parabola è quella del granello di senape, il più piccolo di tutti i semi, che cresce fino a diventare un grande albero capace di ospitare gli uccelli del cielo. In un mondo dove l'immediatezza e l'efficienza sono spesso valutate più della pazienza e della fede, queste parabole ci ricordano che il Regno di Dio opera in modi che non sempre possiamo prevedere o accelerare. Come il seme che germoglia e cresce senza l'intervento costante dell'agricoltore, così il Regno di Dio si espande e matura attraverso la forza intrinseca della parola di Dio, che agisce nei cuori e nelle vite delle persone. Nella nostra società moderna, caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici e sociali, possiamo facilmente cadere nella trappola di voler vedere risultati immediati e tangibili in ogni aspetto della vita, incluso il nostro cammino spirituale. Tuttavia, la parabola del seme ci invita a riconoscere che la crescita spirituale è un processo che richiede tempo, cura e fiducia nella provvidenza divina. Oggi possiamo vedere la parabola del granello di senape come un invito a non sottovalutare l'importanza delle piccole azioni e dei piccoli gesti di bontà. In un'epoca di grandi sfide globali come il cambiamento climatico, le disuguaglianze sociali e le crisi politiche, potremmo sentirci sopraffatti e pensare che i nostri sforzi siano insignificanti. Eppure, proprio come il piccolo seme di senape, anche le più piccole azioni possono crescere e trasformarsi in qualcosa di grande e significativo. In conclusione, le parabole di Marco ci esortano a coltivare la fede e la speranza nel Regno di Dio, ricordandoci che, anche se non possiamo sempre vedere o comprendere il suo operato, la sua presenza e la sua forza sono all'opera nel mondo, portando trasformazione e rinnovamento. Spero che questa riflessione ti possa offrire spunti di meditazione e ispirazione per vivere con fiducia e speranza in questi tempi complessi e sfidanti. Buona e santa domenica e il Signore ti benedica.